Il senso dell'olfatto dei cani è del tutto diverso rispetto a quello degli esseri umani, per cui non sorprende il fatto che abbiano gusti diversi per quanto riguarda la percezione di odori gradevoli e sgradevoli. In questo video di Animalpedia ti spieghiamo 8 odori che i cani proprio non sopportano. Agrumi. Si tratta di un aroma talmente forte che può addirittura irritare le vie respiratorie degli animali, causando sensazioni fastidiose e insopportabili. Frutti come il limone, l'arancia o il pompelmo emanano odori insopportabili per i cani, ma la cosa peggiore sono gli oli essenziali a base di questi frutti. Gli oli sono prodotti concentrati che emanano un odore molto più intenso rispetto a quello del semplice frutto. Perciò, se vuoi ricorrere a questi rimedi per evitare che il cane si avvicini a determinate zone, ti consigliamo di usare il frutto in sé e non gli oli. Aceto. L'aceto è un altro dei rimedi casalinghi che si possono usare per evitare che il cane faccia i bisogni in casa, dato che è un altro degli odori che non sopporta. Tuttavia, soprattutto l'aceto di mele per i cani ha numerosi vantaggi, per cui non consigliamo di evitarlo completamente. L'aceto di mele è molto efficace per evitare che il cane puzzi, tuttavia, dato che per lui si tratta di un odore sgradevole, dovrai mischiarlo allo shampoo per ridurre l'intensità della fragranza. Assicurati di sciacquare bene le zone in cui usi il prodotto ed evita zone come la testa. Alcol in tutte le sue versioni. L'alcol antisettico è un odore insopportabile per i cani, per cui applicarlo sulla pelle dell'animale è del tutto sconsigliato. Se il cane ha una ferita, ti consigliamo di pulirla solo con acqua e portarlo dal veterinario per sapere come disinfettarla. Anche l'odore delle bevande alcoliche evidentemente sono sgradevoli per i cani e il fastidio è maggiore quanto maggiore la gradazione alcolica. Smalti per le unghie. I cani detestano l'odore dello smalto per le unghie, come molte persone. Il fastidio è dovuto dal fatto che contengono una grande quantità di composti chimici che producono starnuti e prurito al naso. Inoltre, anche l'acetone e i prodotti usati per togliere lo smalto fanno parte della lista degli odori che i cani non sopportano. Per questo motivo, ti consigliamo di usare prodotti senza acetone o di cercare di usare questo tipo di cosmetici lontano dai cani. Prodotti per la pulizia. I prodotti per la pulizia, che hanno fragranze fresche, intense e profumate, sono detestati dai cani. Sia il cloro che l'ammoniaca non solo hanno un odore sgradevole per i cani, ma sono anche sostanze nocive per loro. L'inalazione diretta può irritare le loro vie respiratorie e l'esofago. Inoltre, l'ammoniaca emana un aroma simile a quello dell'urina dei cani, per cui potrebbero associare il prodotto alla presenza di un loro simile dentro casa e mostrarsi agitati o allerta. Se proprio vuoi usarli, ti consigliamo di pulire casa quando il cane è fuori a passeggiare con un altro membro della famiglia o quando dorme. Peperoncino. Il peperoncino è un alimento piccante a causa di alcuni composti chimici naturali che si trovano al suo interno, che producono anche un odore molto sgradevole per i cani. Se dovessero annusare un peperoncino, infatti, rischiano un'irritazione delle vie respiratorie, prurito al naso e starnuti continui. Anche per questo motivo è molto importante conoscere i cibi vietati ai cani. Vuoi conoscere 10 cibi proibiti per il cane? Non perderti il video che ti abbiamo preparato. Palline di naftalina. In generale, la naftalina viene usata come pesticida dato il suo alto grado di tossicità. Proprio i composti chimici contenuti al suo interno e che la rendono una delle cose che possono uccidere un cane emanano un odore molto sgradevole. Se l'animale dovesse ingerire una sola pallina, potrebbero prodursi gravi danni al fegato e al sistema nervoso centrale del cane, con vomito, diarrea e convulsioni. Se dovesse ingerirne più di una, potrebbe addirittura morire. Profumi. Dato che i profumi sono prodotti fabbricati con tantissimi composti chimici, il loro odore per i cani è insopportabile. Tuttavia, il vero motivo per cui sono uno degli odori odiati dai cani corrisponde con la ragione per cui a noi piacciono, ovvero perché ci danno un odore diverso. Per i cani, invece, il profumo sostituisce l'odore del tuo corpo, mezzo principale attraverso il quale ti riconosce. Se lo copri, l'animale si sente confuso e fa fatica a riconoscerti. E i profumi per i cani? Anche questi sono odori insopportabili. Tuttavia, se sono di buona qualità, essendo dei prodotti appositamente pensati per loro, non sono pericolosi e si possono usare con moderazione. Ciò significa che non devi usarli tutti i giorni, ma basta una volta ogni tanto, per esempio dopo averlo portato alla toilettatura. Dicci, quali altri odori odi al tuo cane? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!